su uno degli eventi più devastanti della storia di Firenze a questo punto. Dopo l'alluvione del 66 c'è stato un crollo con una voragine di un pezzo di strada Lungarno-Torrigiani vicino a Ponte Vecchio. È una cosa assolutamente drammatica che una città come Firenze si ritrovi a dover fare i conti con un mal funzionamento dei sistemi di controllo, dei sistemi di verifica e di protezione di questo territorio che è patrimonio dell'umanità. Chiediamo fortemente che i responsabili paghino davvero rispetto all'errore clamoroso che è stato fatto nelle scelte di gestione dell'acqua e di questo territorio. Molti comuni della regione Toscana stanno rivedendo i propri piani urbanistici e pianificatori territoriali. La regione Toscana prevede un piano del paesaggio regionale e i comuni devono attenersi a queste indicazioni. Noi abbiamo fatto un'interrogazione per sapere qual è lo stato di monitoraggio, qual è lo stato di adesione dei comuni rispetto al PIT regionale. Artea è un ente della regione Toscana che ha le funzioni di organismo pagatore riconosciuto per il Fondo Europeo Agricolo di Garanzia. Questo ente ha avuto dei ritardi nei pagamenti di alcuni fondi. Noi abbiamo presentato una mozione specifica per un ritardo nei fondi nel comune di Gallicano, una mozione che è stata presentata a novembre e che ha ricevuto risposta solo la settimana scorsa. La risposta è stata che alcuni pagamenti sono stati fatti a dicembre e altri solo poche settimane fa. Uno dei motivi che sono stati imputati è la mancanza di personale e l'eccesso di progetti. Quindi noi abbiamo preso atto di questo e abbiamo chiesto al direttore Vignozzi che ci vengano segnalate queste problematiche in modo che la regione possa fare il suo ruolo per cercare di far sì che queste problematiche non avvengano più. Un ritardo nei pagamenti significa per questi operatori e per queste aziende non poter portare avanti il proprio lavoro e la propria operatività. Questa settimana in commissione abbiamo ricevuto il garante dei detenuti e abbiamo sollecitato un'azione forte da parte della regione a sostegno di quelle che sono le realtà carcerarie in Toscana. Ci sono gravi problemi sanitari e quindi ci preoccupiamo perché nell'ultima manovra di bilancio sono stati tagliati i fondi sanitari proprio per la detenzione. Ci sono anche dei problemi legati ai minori, ai figli dei detenuti, ci sono 2200 minori figli detenuti e che oggi non hanno una tutela perché non c'è un garante dell'infanzia. Ci sono gravi problemi nei carceri legati appunto all'autolesionismo. Ci auspichiamo che la regione contribuisca a dare fondi al sostegno perché il carcere diventi una riabilitazione alla vita e non una punizione. Perché se no, nell'80% dei casi, laddove il carcere è punitivo, si ha la recidiva della pena. Lo stato di democrazia di un paese si vede da come sono trattate le carceri e i detenuti. Una settimana intensa, la seduta straordinaria del Consiglio, nonché quella della prima Commissione. Ma quello che più ci riempie ogni volta di orgoglio e di passione è l'incontro che abbiamo avuto con il nostro presidente Ferdinando Imposimato. A Sesto Fiorentino abbiamo in un incontro avuto l'occasione di parlare di legalità. Era il 23 maggio ed era l'anniversario della strage di Capaci, dove persero la vita il giudice Falcone, la sua moglie e la sua scorta. La mafia in Toscana esiste, c'è, in tutte le forme. E questa è una delle battaglie che dobbiamo portare avanti sia noi come figure istituzionali che gli attivisti e cittadini e simpatizzanti del Movimento 5 Stelle. Che cosa stiamo facendo oggi? Noi non vi stiamo dicendo che abbiamo risolto i problemi della Toscana con 120.000 euro di stipendi restituiti in meno di un anno dai nostri consiglieri regionali, 100 defibrillatori acquistati per strutture e impianti che sono sportivi, che sono di recupero sociale, che sono di incontro sociale. Non vi stiamo dicendo che abbiamo risolto i problemi di questa regione. Noi vi stiamo raccontando la nostra idea di paese con una testimonianza ben precisa. Di certo in Europa io non conosco forze politiche che tagliano i propri stipendi e con quegli stipendi fanno partire nuove imprese. A proposito, siamo arrivati a circa 2.000 imprese, oltre 2.000 imprese in Italia, con i soldi del microcredito degli stipendi dei parlamentari. Nessuno ci credeva, oggi è una realtà. Ieri mattina ho visitato un negozio in Puglia, ne ho incontrato un altro a Brindisi. Ci sono giovani e meno giovani che stanno aprendo un'attività di lavoro con i soldi dei nostri stipendi. Qui ci sono dei consigli.
consiglieri regionali che salveranno probabilmente la vita a qualcuno con questi defibrillatori, però noi vogliamo che questo sia chiaro, noi non ci sostituiamo allo Stato, noi vogliamo avviare un nuovo modo di essere Stato in questo Paese.